E a pochi giorni dalla nascita del Royal Baby Archie Harrison Mountbatten Windsor, il primo figlio di Meghan Markle e del principe Harry, impazza Toto nome su coloro che saranno chiamati in veste di padrino e madrina per il battesimo del bebè. Le ipotesi circolano in realtà già da mesi, quando ancora il piccolo non era venuto al mondo. Tra i nomi più gettonati, sorprendentemente, ci sono quelli del divo di Hollywood George Clooney e di sua moglie Malala Muddin, amici intimi della coppia reale. Vedere Clooney chiamato in tal veste sarebbe a dir poco una chicca per gli amanti del gossip. Peccato che lo stesso attore abbia già smentito, sostenendo di essere peraltro poco adatto al ruolo. Clooney, 58 anni compiuti il 6 maggio, ha spento gli entusiasmi nel corso del programma televisivo Extra. Tutti amano i rumors, ma non è vero. Nessuno mi vorrebbe come padrino, sono a malapena un genitore a questo punto. La star ha fatto riferimento ai suoi due gemelli che oggi hanno quasi 2 anni, ella e Alexander, nati dal matrimonio con Amal. Clooney ha peraltro scherzato sul fatto che lui e il Royal Baby sono nati lo stesso giorno. È stato un po' irritante perché quel bambino mi ha rubato il giorno del compleanno. Quello dovrebbe essere il mio giorno. Lo condivido già con Orson Welles e Sigmund Freud. Descritto come un bambino dolce e calmo, il primogenito di Harry e Meghan è stato chiamato Archie Harrison, un nome decisamente british. Archie è un nome di origine tedesca, e il diminutivo di Archibald significa coraggioso, valoroso, mentre Harrison rende omaggio al padre, dal momento che significa figlio, in inglese son, di Harry. Chi se ne frega.